con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui, erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, ma quando si svegliarono videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube ebbero paura. E dalla nube uscì una voce che diceva: «Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo». Appena la voce cessò, Gesù restò solo e si tacquero, e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, stiamo celebrando la seconda domenica di Quaresima, detta anche della Trasfigurazione. Una domenica che ha sempre il compito fondamentale di spronare i fedeli, ecco, la Quaresima è iniziata da poco tempo, a percorrere con zelo e alacrità di spirito, ecco, l'entusiasmante ma certamente impegnativo cammino itinerario penitenziale quaresimale, riscoprendone ulteriormente il senso, l'importanza e poi soprattutto tenendo lo sguardo fisso verso la meta. La meta che è appunto la trasfigurazione, cioè la trasformazione, questo significa etimologicamente trasfigurazione, in meglio della nostra anima. Stiamo celebrando la Quaresima, come dice una bellissima preghiera liturgica della Chiesa, per arrivare trasfigurati alle feste di Pasqua, cioè cambiati in meglio, migliorati. Ecco, sarebbe proprio l'ideale se uno a Pasqua potesse dire: non mi riconosco più, in meglio chiaramente, ecco. Meglio ancora se ce lo dicesse qualcun altro, che sono più significative. Che cos'è dunque questa Quaresima? Cosa ci fanno ripercorrere queste letture? Prima lettura, figura di Abramo. Abramo è il nostro padre nella fede. La Quaresima è innanzitutto itinerario di riscoperta piena della fede. Quella stessa fede però pura, viva, forte, soprannaturale, che fece credere ad Abramo, prima lettura appunto, di poter avere una discendenza paragonabile alle stelle del cielo, pur essendo senza figli e con una moglie sterile e ottantenaria, si dice così, ottuagenaria, meglio, ecco, meglio dire così. Insomma, è una cosa un po' difficile credere una cosa, cioè, guarda le stelle, non c'ho manco un figlio e mia moglie c'ha 80 anni. Questa è la situazione. Ecco, questa è soltanto la prima delle grandi manifestazioni di fede di Abramo, non è rimasta l'unica, ce ne sono state altre e ancora più strepitose, no? Ora, solo la fede è il principio, oltre che la causa, della nostra giustizia, come lo fu per il Santo Patriarca, perché è solo in base ad una fede viva, pura, forte, coraggiosa e soprannaturale che si può vivere la vita cristiana, si possono abbracciare in tutte le sue esigenze, sfaccettature, come dire, gli oneri della divina volontà, ossia ciò che costituisce la vera e imperitura giustizia. Essere giusti è uguale a essere santi è fare quello che Dio ci traccia e vuole per noi. Poi, la Quaresima è tempo di riscoperta e di ricerca anche del volto di Dio. Abbiamo oggi il bellissimo salmo responsoriale che si meriterebbe un'omelia a parte, io citerò soltanto un paio di versetti.
Questo è un tempo in cui ripetere, appunto con il Salmo, il tuo volto, Signore, io cerco. Stiamo alla ricerca del volto di Dio, quel volto che i tre fortunati apostoli videro trasfigurato, cioè riflettente la natura divina che era nascosta sotto quell'umanità, no? Ora, in questa ricerca che deve animare la profondità dei nostri desideri e dei nostri affetti, io torno a ribadire, switch off, d'accordo? Sapete che siamo in tempi in cui vanno modi gli inglesismi, no? Un po' di tempo fa andava di moda il lockdown, bah. Adesso sarebbe da mandare di moda lo switch off, cioè in quaresima. Switch off significa spegnere, spegnere soprattutto la scatola nera, specialmente in questi giorni che le notizie catastrofiche di là, switch off. Preghiamo un po' di più, facciamo un po' di silenzio. Tanto non serve sapere una montagna di informazioni che ci turbano l'anima e il cuore, a mio modestissimo parere. Magari qualcosa, se uno ci tiene a essere informati, pure pure, ma poi spegni, tieni più spento e prega di più. Stattene in compagnia con il Signore, se ti preoccupa qualcosa, prega, perché noi possiamo farci ben poco dinanzi a certe cose. Invece la potenza di Dio può farci molto di più. In questa ricerca che dovrebbe animare appunto i nostri desideri, i nostri affetti, dov'è il nostro cuore in questo tempo, dovrebbe sfociare nel trovare la gioia in Dio, trovare in Lui la nostra stabilità, la nostra forza, fino a poter dire, altro che rimanere turbati da tante cose, visto che bello questo salmo, il Signore è mia luce e mia salvezza, ma di chi avrò timore? Di chi o di cosa? Il Signore è difesa della mia vita, ma di chi avrò terrore? Di chi? Di cosa? Se stiamo tra le sue braccia, ma è chiaro che questa è una riscoperta che si vive nella fede e nella preghiera. Gesù si è portato i suoi sul monte Tabor, lontani da tutto, in silenzio, in raccoglimento con lui, no? Ora, in questi tempi travagliati, è inutile, insomma, questo è passaggio retorico di questa mattina, insomma, in cui in forme sempre nuove e diverse arrivano notizie di ogni genere che prospettano timori, paure, terrori, noi credenti, almeno noi, dovremmo e potremmo, se volessimo, trovare in Dio la serenità, la pace, la sicurezza incrollabile, che solo in Lui e nella sua protezione si trovano, non negli uomini o negli strumenti di salvezza più o meno opportuni offerti dagli uomini. Poi, ancora, terzo step. La quaresima è tempo di digiuno e di mortificazione, come sappiamo, cioè occasione propizia per risolverci ad essere e comportarci da veri amici della croce di Cristo. Gesù ci ha detto: chi vuol venire di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Questo è tempo propizio per riscoprire la bellezza nascosta della croce, che solo apparentemente fa paura, ma dietro nasconde frutti di dolcezza e di santità. San Paolo, nella seconda lettura, ci ha ricordato l'esempio degli apostoli e dei santi che hanno mortificato fino all'inverosimile, ecco, il ventre e le cose della terra, signoreggiando sulla carne e sui suoi desideri fino ad averne dominio pieno e disprezzando il mondo con i suoi idoli. L'itinerario quaresimale è un tempo, come sappiamo, di preghiera e di ascesi, cioè significa digiuno, penitenza, mortificazione, uniti alle opere di misericordia, sono strumenti da utilizzare per vivere da amici e non da nemici della croce, e senza alcun timore di andare controcorrente, di opporsi oggi più che mai a mode, stili e massime di un mondo che sempre più si allontana da Dio. Tra le notizie provenienti da terra nostrana, penso che abbiate saputo quella, la novità di questa settimana. Avete saputo, sì, che stanno preparando le camere della morte negli ospedali italiani, no? Avete saputo? Non avete saputo? Accidicchia. C'è anche questo, non c'è soltanto la guerra e le altre cose. Pare che alla Camera sia stato approvato il testo di legge sull'eutanasia. Quindi io dico, preghiamo, d'accordo, che è una cosa che dovrebbe, insomma, lasciarci abbastanza, ecco, preghiamo, quindi ulteriori step di allontanamenti dalla legge di Dio. Guardate che quando si toccano queste cose, perché la vita che nasce, la vita che muore, è ambito dove Dio ha i suoi diritti, quando si vanno a colpire queste cose qui, facciamoci il segno della croce e preghiamo, ecco,
non si dovrebbero fare queste cose qua, però purtroppo questo è. Noi stiamo in mezzo a un mondo che si va sempre più opponendo alla legge di Dio, ai suoi voleri, non solo, ha fatto dei piaceri della carne, di tutti quanti i divertimenti, un colossale Moloch, che tra l'altro sta pure esposto adesso a Roma, dove sono morti centinaia di migliaia di martiri, a cui rendere ogni sorta di scellerato e illecito culto ai noi. Ultimo aspetto, la Quaresima è il tempo opportuno, già l'ho accennato, per staccare la spina da quanto ci distoglie. Quindi non soltanto lo switch off della televisione, ma proprio il blackout, questa sarà un'altra cosa. Quindi staccare un po' la spina da quanto ci distoglie e ci aliena dall'interiorità, e appunto salire, come ho accennato metaforicamente, ma realmente su questo tabor che Gesù ha fatto salire agli apostoli. E che è successo sul tabor? Il Padre dice: ascoltatelo, mettersi in ascolto di Gesù, e Gesù mostra la sua divinità testimoniata dalla legge, dai profeti, Mosè ed Elia, e dalla presenza della nube. Chi conosce un pochino di storia sacra, la nube era il segno della presenza visibile del Signore che accompagnava durante l'esodo di Israele di giorno. Di giorno c'era la nube e di notte c'era la colonna di fuoco. Allora, il Vangelo, torno a ripetere ancora un'altra volta una cosa già detta recentemente. Abbiamo almeno una volta nella vita letto tutti e quattro i Vangeli, tutti e quattro, dal primo capitolo di Matteo al 21esimo di San Giovanni. Ce ne sono 28 di Matteo, 16 di Marco, 24 di Luca e 21 di Giovanni. O almeno una volta nella vita bisognerebbe leggerlo, insomma. Come facciamo a dirci cristiani se non ci abbiamo almeno a grandi linee una conoscenza della dottrina, del pensiero, del messaggio? Sì, vado a messa la domenica, mi metto il Vangelo, per carità, va bene, se uno va a messa tutte le domeniche e ascolta qualche cosa gli resta, però una bella lettura tranquilla, calma, seduto a casa tua, ci metti tutto il tempo che ti pare, è un modo ottimo per trascorrere il tempo che Dio ci dona, no? E poi la nube è un segno straordinario della presenza del Signore, ma noi ce l'abbiamo più che la nube. Noi ce l'abbiamo, il Signore, noi ce l'abbiamo presente in tutte le chiese, nei tabernacoli. Gesù abita non attraverso un segno misterioso, quindi sta nube che sì, è sensibile, ma è no, nel tabernacolo certo è nascosto dietro le specie eucaristiche, ma c'è proprio Lui, quindi non è soltanto un segno della presenza, ma è proprio Lui in persona. Allora, quanto sarebbe anche questo tempo saggiamente impiegato, se uno trova un po' di tempo per stacca la spina, va in chiesa, si mette davanti al tabernacolo, tura le orecchie, si può anche mettere i tappi uno se crede così, meglio ancora, oppure le moderne cuffiette che fanno, che ci stanno i sistemi di isolamento, non senti più niente, non senti, e ti metti davanti a lui, stai alla sua presenza, a metterti dinanzi al sole divino, sperando che ci trasfiguri un po'. Sapete, i pagani vanno al mare ad abbronzarsi il corpo, i cristiani vanno davanti al tabernacolo ad abbronzarsi l'anima, a farla diventare più bella. Io penso che sia più importante abbronzarsi un pochino l'anima che non fare le lucertole d'estate al mare, no? Ecco, facciamo tutte quante queste cose, che succede? Le nostre anime saranno sicuramente trasfigurate dalla grazia e saranno il pegno più bello della futura e promessa trasfigurazione dei corpi. Si può vivere una bella Quaresima, una bella Pasqua, nonostante i chiari di luna che ci circondano? Certamente sì, perché non è ciò che sta fuori di noi che determina il nostro stato interiore, ma è ciò che è dentro di noi che condiziona come viviamo quello che è fuori e che quindi determina poi il nostro stato interiore. Fuori di noi saranno sempre tante cose che non funzionano, più o meno gravi. L'importante è vedere come sta il nostro cuore, perché se il nostro cuore sta bene, tutto funziona. Se il nostro cuore sta male, è chiaro che tutto ci distrugge, ci schiaccia, ci opprime e la vita diventa brutta, un'anticamera per l'inferno. Ecco, ricordiamo le parole del Padre: questo è il mio figlio prediletto, ascoltatelo. E chiediamo al Signore che attraverso il santo e sacro progiolo della penitenza, della mortificazione e dell'amicizia con la sua Santa Croce possiamo arrivare
trasfigurati e rinnovati alle feste di Pasqua. Siamo lodati Gesù e Maria.